Alla fine non è restata altra scelta che rivolgersi al prefetto Stefano Trotta, perché il 31 dicembre scade l'ennesima proroga per quella che era ex Metromare e cesseranno quelli che sono i collegamenti veloci tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Da parte di RFI, che avrebbe dovuto presentare il progetto di continuità territoriale entro il 24 novembre, ancora nessuna risposta. Nel frattempo Ustica Lines ha già inviato le lettere di licenziamento per 57 lavoratori impegnati nella tratta con Reggio Calabria, che dall'1 gennaio si troveranno letteralmente in mezzo ad una strada. L'Orsa quindi stamattina ha effettuato questo sit-in insieme al Comitato Pendolari dello Stretto e al consigliere comunale Daniele Zuccarelle, ed ha poi chiesto l'intervento immediato del prefetto su due fronti: primo, la tutela occupazionale tra le due sponde, e secondariamente, ed è anche questo fondamentale, il fatto che sia il Ministero che RFI rigettino la proposta avanzata dall'amministrazione comunale, che prevede il mantenimento soltanto di una tratta, quella tra Messina e Villa San Giovanni. Il 31 dicembre ormai è vicino, il rischio è che alla fine non ci siano completamente collegamenti veloci nello stretto di Messina. Nel silenzio e nell'indifferenza ancora si aspetta il progetto di RFI. Sarebbe un paradosso veramente dopo l'impegno del ministro Lupi. Comunque non vorrei tranquillizzare oltremodo, però so che RFI in questo momento è a Roma e stanno trattando proprio di questo progetto. Il nostro problema è un altro, è quello sempre occupazionale. Abbiamo i ragazzi di Ustica Line, 57 per l'esattezza, che rischiano di restare fuori, ma è anche vero che RFI ha soltanto due mezzi veloci, ne servono cinque per collegare lo stretto con le corse necessarie e soprattutto anche il sabato e la domenica. Secondo noi non si può fare a meno di coinvolgere Ustica Line con i lavoratori attualmente in servizio, quindi siamo qui dal prefetto per far arrivare la nostra voce a Roma. In questo momento stanno trattando e siamo convinti che non di ricostituire il consorzio Metromare, perché in questa fase non si può fare, si può fare in fase d'appalto, ma sicuramente bisogna che ci siano altri tre mezzi che RFI non ha. Ci sono questi di Ustica Line con i marittimi messinesi, non vediamo perché si dovrebbe andare altrove a cercare collaborazione. A voi sono già arrivate le procedure che riguardano il licenziamento dal 31 dicembre, cosa temete maggiormente? Cosa temiamo? Ormai da anni che comunque subiamo questa agonia, comunque, anche perché non c'è un progetto sicuro per dare un posto di lavoro definitivo e anche comunque dare un servizio per questa utenza che è numerosa. Per quale motivo dovremmo interrompere tutto questo? A fronte di tutte queste preoccupazioni dei lavoratori dell'Ustica Lines, l'amministrazione comunale, l'unica proposta che aveva presentato, di fatto avrebbe comportato la cancellazione della tratta Messina-Reggio Calabria, che invece è fondamentale. Voi avete presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale proprio per salvare questi posti e il servizio. Una proposta della ricostituzione, diciamo, della Metromare, perché riteniamo che era l'unico servizio ed è l'unico servizio che può essere svolto all'interno dello stretto per poter garantire il collegamento con Reggio. Aspettavo una risposta dall'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale che continua a sostenere invece questa tesi. Dopo aver presentato questa proposta, l'amministrazione continuava ancora a ribadire che era la sua proposta, la proposta di collegarsi direttamente a Villa era l'unica proposta che poteva essere consentita e che loro continuavano a proporre a Roma. Sono consapevole che comunque Roma non hanno ascoltato la nostra amministrazione e continuano a non ascoltarla, perché anche loro hanno ritenuto che si trattasse di una proposta indecente. Quindi spero effettivamente vivamente che l'RFI faccia un progetto dove inglobi anche queste tre vetture della Ustica Line per poter ricostituire, non so sotto quale forma, comunque quel servizio che era la Metromare che è stato svolto fino ad oggi. Il problema non riguarda soltanto i lavoratori ma anche i pendolari e i passeggeri, che rischiano davvero di dover andare a nuoto dall'altra parte. È tempo di San Francesco di Paolo e finita, abbiamo bisogno di certezza, qui si vive a Cardiopalmo e noi soprattutto chiediamo certezza delle corse anche per Reggio Calabria, perché vorrebbero anche smantellare Reggio, non può funzionare così. È una cosa che mi preme sottolineare, è la socialità nei servizi, è un contratto di servizio, che si rompa questo maledetto monopolio che ha permesso a un gruppo egemone di far diventare la città una proprietà privata. Non può funzionare.